Io aspettavo che il Presidente lo dicesse a me, ben ritrovato, però lui dimentica sempre le cose più importanti, però non ha dimenticato il consigliere regionale, il dottor Di Fenzi, i miei rispetti, però a lei l'ha ricordato e a me che faccio parte di questa assise da 20 anni l'ha dimenticato. Quindi andiamo avanti, mi dispiace essere polemico, però a volte le polemiche ci vogliono. No, ma io l'ho apprezzato. Non vuol dire. Allora andiamo un attimo avanti. Io voglio dire, io e la collega eletta nella mia lista, Marta Monti, sindaco, noi abbiamo firmato la mozione di sfiducia contro, perché pensavamo che cambiasse qualcosa, anche se poi ci siamo sentiti dire che abbiamo calato giù la maschera. Passarino la maschera non l'ha mai avuta. La Lega di maschere ne ha più di quanti sono composti i rombi del vestito di Arlecchino, l'ultimo col passaggio della consigliera Orlando. Allora io godo con un bel piatto di pasta, godo con un bel film, godo con un bel teatro. Qua a Marano la gente gode, si viene alla commissione d'accesso a Marano. Questo è vergognoso. Io un'altra commissione d'accesso a Marano non la voglio e non la auguro ai cittadini di Marano. E né in questo momento cruciale, politico, dove a livello nazionale non si conosce niente, non si conosce cosa si fa e cosa si dovrà fare, io certamente, essendo un moderato da quando faccio politica e sarò sempre un moderato, la mia veduta politica non cambierà mai, da sinistra a destra, centro-sinistra, estrema-sinistra, estrema-destra. Io, questa è la mia politica e sarò sempre un moderato. Quindi io in questo momento cruciale non è che non voglio andare a casa Visconti, perché chissà cosa stia facendo a Marano, perché la giunta Visconti, Marano non sta facendo niente, però in questo momento preciso, per me, meglio la giunta Visconti che una commissione d'accesso, o che un'altra commissione, o avvantaggiare il centrodestra a una prossima tornata elettorale. Con la consigliera Giaccio se la vede a sindaco, oppure con la consigliera Fanelli che sarà la candidata a sindaco dell'estrema sinistra. Io sono un moderato e preferisco tenere questa giunta, cioè di incorrere, di mettergli nel cervello, nella testa, le cose buone e opportune da fare per la cittadinanza, ma non mandarla a casa, perché io non voglio se la commissione del sindaco, né c'ho bell'età di fare il sindaco, perché non sono né in grado né all'altezza. Già assai si faccio consigliere comunale. Quindi, questi cari signori, quando hanno stretto accordi con voi, con lei, a sei l'accordo con lei non li ha mai stretti, né ha mai avuto, né ha mai preso impegni, né gli è stato mai promesso lì. Quando c'era l'estrema sinistra e per 8 mesi ha fatto un'opposizione blanda, amore mio e cuore mio, non ce lo dimentichiamo, vuol dire che c'erano promesse in campo che non sono state mantenute o da una parte o dall'altra. Quindi in questo caso si farà campagna accesa, ma l'amministrazione a casa. Io, se abbiamo le 13 firme, vi mando a casa, vengo dalla segretaria e vengo a firmare e la mando a casa. Ma se io devo permettere a certi individui di fare la passerella in questo consiglio comunale, non glielo consentirò né adesso e né mai. Grazie.